Conta ancora avere un sito web come portfolio fotografico nel 2021? Secondo me sì. Conta ancora avere un sito web come portfolio. Circa un mese fa ho rifatto completamente il mio sito web, perché credo che ogni fotografo debba avere un suo sito dove si possono vedere ad esempio i progetti più importanti che ha fatto, le sue migliori foto o i lavori per clienti. Inoltre per me il sito web ha anche la funzione di biglietto da visita per un potenziale cliente. Il nostro sito deve cercare di attrarre il cliente verso di noi e verso il servizio che offriamo e non ad esempio verso un altro fotografo che offre lo stesso servizio ma che appunto magari ha un sito web più curato e più attraente. Qualcuno a questo punto potrebbe pensare: perché utilizzare un sito web e non utilizzare Instagram come portfolio? Secondo me utilizzare Instagram come portfolio è una scelta sbagliata. Prima di tutto perché la funzione di Instagram non è quella di essere un portfolio ma un social network. Ed essendo un social network ha delle sue regole. Come per esempio le foto possono essere postate solamente in determinati formati. I profili delle persone, quindi anche il nostro, sono tutti uguali, sono tutti standardizzati. Abbiamo l'immagine del profilo, abbiamo la biografia e poi tutto il feed. Quindi ciascun profilo si va a distinguere prevalentemente per le foto e magari per la cura nelle storie in evidenza, ma il resto è tutto uguale. Poi, come sappiamo, come su ogni social network, per crescere e rimanere attivi bisogna pubblicare con costanza. E quindi sui social si dà spesso più priorità alla quantità che alla qualità, perché come ben sappiamo è difficile postare su Instagram sempre ogni giorno delle foto di qualità da portfolio. Spesso magari si inseriscono delle foto meno particolari, meno d'impatto, che però appunto sono comunque belle da vedere su Instagram, ma non sono da portfolio. Con un sito web invece possiamo essere un po' più liberi e in qualche modo possiamo andare a distinguerci dagli altri, cosa che non è possibile sui social network, o comunque molto più difficilmente. Poi sul sito web possiamo andare a concentrarci sulla qualità e dare sfogo alla nostra creatività, perché appunto dovremo postare solamente i lavori migliori, quelli di impatto e quelli che potrebbero attrarre dei potenziali clienti. Inoltre, secondo me, sul sito web, andando a mostrare la parte migliore della nostra fotografia, il cliente non viene distratto da altro, cosa che potrebbe accadere ad esempio se utilizziamo Instagram come portfolio, perché su Instagram inseriamo delle storie che magari parlano di più della nostra vita quotidiana, ci sono delle foto di viaggi, sempre magari di qualità, non lo metto in dubbio, ma che si discostano un po' dal lavoro che facciamo e questo potrebbe distrarre il cliente. Tornando al sito web che ho rifatto, io ho utilizzato per rifare il mio sito Squarespace. Squarespace permette di creare siti web partendo da template che reputo molto validi e moderni. Inoltre poi questi template possono essere modificati e personalizzati a proprio piacimento. La comodità di Squarespace, secondo me, sta nel fatto che non bisogna sapere codici di programmazione ed è intuitivo e semplice e mi fa risparmiare parecchio tempo. Il mio sito web ho deciso di strutturarlo in questo modo. Allora, nella pagina principale, a scorrimento, si vanno a visualizzare tutte le sezioni del mio sito. Abbiamo la sezione Street, Commercial e Fitness. Nella sezione Street ho inserito tutte le foto che reputo migliori, venute meglio. Poi ho messo nella sezione Fitness alcune foto che avevo iniziato a fare per un mio amico e per il suo brand e vorrei appunto ampliarla questa sezione. Poi abbiamo la sezione Commercial, dove sono andato a inserire tutti i lavori che ho fatto per clienti. Li ho ordinati per importanza. Abbiamo 24 bottles come primo, poi abbiamo due ristoranti per cui ho fatto dei lavori fotografici e poi infine altri due clienti dove ho fatto appunto delle foto di prodotto. All'interno, ad esempio, questa nella sezione 01, ho inserito tutte le foto che ho fatto per questo ristorante e ho inserito quelle foto del locale,
più le foto che ho fatto ai piatti e alle pietanze. Poi, tornando sempre all'home page, ho fatto una sezione about dove ho scritto un paio di righe su di me e inserendo una foto. Poi ho fatto la sezione client dove ho messo appunto i clienti per cui ho lavorato e poi infine c'è la sezione contact dove un potenziale cliente o se qualcuno è interessato al servizio che offro può contattarmi. Tornando a parlare dei servizi che vi offre Squarespace, vi dà la possibilità anche di creare uno shop online, quindi un e-commerce, dove potete andare a vendere ad esempio le vostre foto o degli album o dei presets, qualsiasi cosa, e vi aiuterà a gestire il tutto. I prezzi di Squarespace rispetto alla concorrenza sono un po' più alti. Io pago il piano personal, quindi quello base, 11 euro più IVA al mese e per risparmiare qualcosa ho scelto il pagamento annuale. Poi ho anche comprato il dominio, questo si compra una volta l'anno e quindi va poi rinnovato. Ci sono ovviamente un sacco di alternative a Squarespace, non è l'unica soluzione. Ad esempio potete trovare Wix, che costa un po' meno rispetto a Squarespace, oppure WordPress. WordPress costa davvero poco, l'unica cosa che dovrete saper programmare. Ci sono alternative, sta a voi capire qual è quella più adatta a voi, alle vostre esigenze e soprattutto alle vostre tasche. Con questo era tutto, iscrivetevi per vedere i prossimi contenuti, se vi è piaciuto il video mettete un like, in descrizione vi lascio il link al mio sito web e a quello di Squarespace se volete buttargli un occhio. Mi raccomando di seguirmi su Instagram e detto ciò, ci vediamo in un prossimo video.